Nell'anno 70 a Gerusalemme si è combattuta una durissima battaglia tra ebrei e romani. Chi vinceva occupava Gerusalemme e gli altri se ne dovevano andare. Fu una sconfitta pesante. Gli ebrei non tornarono più per molti secoli. Vista la situazione, i primi cristiani pensarono che fosse meglio portare la sindone lontano dalla città. Il Medio Oriente non era sicuro. L'unica era fare marcia indietro e andare verso nord, verso la città di Edessa, dove c'era un re amico. Il re aveva sentito parlare di Gesù, voleva che gli portassero un suo ritratto, ma non era possibile. Gli portarono una tela con il volto di Gesù. Edessa sembrava finalmente un luogo sicuro. Tempo di fare rotta verso Costantinopoli, la città più importante d'Oriente. Siamo su per giù nell'anno 1000. Forse lì la sindone sarà al sicuro. Oh oh, l'unica è scomparire. Ci mette 150 anni, ma riesce ad arrivare in Francia, a Lirey, poi a Chambéry, nel piccolo ducato di Savoia. Ehi, sveglia! Sveglia! Al fuoco! È il 1578. Il duca di Savoia la fa trasferire a Torino. Il telo misterioso ha terminato la sua corsa. Speriamo!